La prima guerra del Golfo ha consentito di liberare il paese, infatti i cristiani perché erano in situazione di governo nel paese. La seconda guerra del Golfo certamente ha avuto delle ispirazioni legate al desiderio di entrare nel Medio Oriente, di stabilire nel Medio Oriente una situazione più governabile, cosa che poi non è accaduta, in modo da limitare quello che poteva il possibile ricatto petrolifero nei confronti delle economie occidentali. Questo è la storia più recente, ma vediamo il petrolio presente, è la storia più lontana. Uno si può chiedere, benissimo, ma cosa succederà nel futuro? Si esauriscono le risorse verso il costo di petrolio e di gas? Sì, questo è possibile, ma indubbiamente vi è uno sviluppo tecnologico molto forte e accentuato, anche perché sia nel campo del gas e soprattutto nel campo del petrolio gli interessi sono immensi e quindi i ricavi sono immensi e quindi anche lo sforzo di innovazione tecnologica e di ricerca è molto grande. Se guardiamo il solo caso del petrolio, fino agli anni 60 del secolo scorso, tutto il petrolio veniva estratto da pozzi collocati su terraferma. Negli anni 60 si è cominciato a perforare in acqua. Prima le acque non erano profonde, oggi si riesce a perforare dei pozzi con un livello di acqua di sopra, quindi in acque profonde, fino a 4.000 metri. Quindi ci sono 4.000 metri di acqua, la piattaforma è galleggiante e poi si perfora. Nel passato si perforava solo verticalmente, oggi si può perforare in qualsiasi direzione. Ci sono addirittura delle sonde che seguono le formazioni geologiche, quindi le sacche petrolifere, con curvature e angoli di questo genere. Analogamente, nel caso del gas, i progressi sono stati tecnologici grandiosi. Nel passato tutto il gas veniva trasportato attraverso i gasdotti in forma gassosa. Dagli anni 90 in avanti si è cominciato a liquefare il gas, quindi usando il dato di temperature molto basse, quindi un liquido, e appunto è possibile trasportarlo via nave come liquido a terminali di rigassificazione che consentono che il gas venga immesso nei circuiti, quindi nelle reti dei diversi paesi. Quindi i progressi tecnologici sono grandiosi, ma i progressi tecnologici sono anche sul fronte di, se vogliamo, risorse non convenzionali, nuove, che possono portare alla produzione sia di idrocarburi liquidi che gassosi. Quindi tra queste dobbiamo includere gli oli pesanti, ci sono in alcuni paesi del mondo giacimenti di oli molto densi, quasi catrame, che può essere come nuove tecnologie distillato e quindi tradotto ancora in idrocarburi utilizzati come idrocarburi che conosciamo. Ci sono le sabbie bituminose che contengono con la sabbia delle formazioni di oli molto densi e ci sono scisti bituminosi, vuol dire delle proprie rocce che al loro interno contengono idrocarburi. Quindi se si considera, diciamo, l'insieme queste opzioni che verranno usate nel futuro, dobbiamo dire che quanto abbiamo finora consumato in termini di risorse petrolifere è solo una parte limitatissima di quella che è la riserva totale, non più del 10%. Quindi non vi è un esaurimento degli idrocarburi in forma di petrolio, né vi è un esaurimento per quanto riguarda il gas, anche perché si pensa che siano delle formazioni di gas che non sono state mai raggiunte al di sotto dell'Artico, ad esempio, e che vi sia una possibilità di estrarre il gas anche da delle formazioni geologiche che sono sul fondo di certi mari che si chiamano terreni. Quindi non vi è un esaurimento, ma vi è oggi un problema, se vogliamo, di concentrazione delle riserve risorse a basso costo. Quindi vi è proprio un diritto geopolitico. Allora, il nostro paese che cosa fa? Vi sto terminando.
sta impostando una politica che deve favorire le alternative al gas e all'olio e quindi le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, in prospettiva di non creare però serve solo per produrre energia elettrica, perché non serve per andare all'automobile, a meno che l'automobile non diventa elettrica. E l'altra iniziativa, l'altro gruppo di iniziativa che si prende, si cerca di diversificare i punti di approvvigionamento. Cioè per quanto riguarda il gas, si vuole che il gas non provenga da un solo paese, diciamo da Russia, da Algeria, non provenga da più paesi, che non provenga solo per il gasdotto, ma provenga anche da questo programma di diversificazione. E quindi vi sia una varietà, se vogliamo, di innovatori che riduce quelli che sono i rischi di approvvigionamento. Da ultimo, una considerazione, quando voi leggete il prezzo del petrolio ha raggiunto i $140 per barile, o i $40 per barile. Questo non vuol dire che si acquista il petrolio a quel valore, perché di solito si acquista con contratti di lungo termine. Quindi i contratti di lungo termine sono contratti di 3, 4 anni, un anno, 6 mesi. Allora, quando si fa un contratto di lungo termine, chi acquista si può trovare in una situazione di eccedenza, cioè acquistato troppo o acquistato troppo poco. Allora queste eccedenze vengono messe sul mercato, e allora vengono messe sul mercato quel valore che ho appena detto, cioè $40 o i $140 qualora ci siano. Ma quel tipo di mercato è solo il 5% in media del mercato totale. Quindi quando il prezzo del petrolio è $140, mediamente lo paghiamo 180. Quando il prezzo del petrolio è 40, i due prezzi, cioè quello vero e quello del mercato che si dice di chiusura, tendono ad avvicinarsi. Ma quello vero può anche essere più alto, perché i contratti che erano già stati firmati erano firmati a prezzi precedenti al nuovo prezzo di mercato. E quindi le compagnie petrolifere in alcuni casi hanno guadagni spaventosi e in altri perdite paurose. Grazie.